Lo shortage sta finendo, ma sarà vero, chi lo sa? Le schede non ci sono, e se ci sono, sono overpriced. Sì, la rima ipermetrope è un'arte decisamente poco utilizzata al giorno d'oggi, che merita molto più rispetto, quindi andatela a studiare. Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G, e oggi parliamo di un argomento molto interessante, che effettivamente mi fa storcere un pochettino il naso, perché ci stanno dando delle informazioni che sono statisticamente giuste, ma non giuste al 100%. Quindi adesso andiamo a esaminare il problema dello shortage di schede video che c'è al momento, ed è un problema mondiale che affligge tutto quanto il mondo, ma dando qualche dato statistico appunto, e poi dicendovi la verità su quello che sta effettivamente succedendo. Ma prima di ciò vi ricordo che oggi c'è lo sponsor e dura 45 secondi, e se volete potete skipparlo, ma io come sempre vi consiglio di non farlo. Metal PC Custom è lo store tutto italiano a cui rivolgervi per il vostro prossimo PC. Con un'ampia scelta di schede madri, processori, schede video, RAM e chi più ne ha più ne metta, è uno dei negozi più forniti e con il servizio assistenza migliore che abbia mai trovato. Infatti tutto lo staff è disponibilissimo, simpaticissimo e soprattutto preparatissimo. Sia che siate neofiti, sia che siate professionisti, per quanto riguarda il mondo dei PC, sarete seguiti dall'inizio alla fine del processo d'acquisto e soprattutto riceverete assistenza successiva all'acquisto se mai doveste avere qualche problema. Metal PC Custom, tutti i link sono in descrizione, e ricordate di dire che vi manda il punto di G. Ah, che begli anni il 2020 e il 2021. Il 2020 perché ci ha decisamente caricato di speranze, ragazzi, le nuove RTX 3000, le nuove RX 6000, schede grafiche potentissime, schede grafiche fighissime, e lo sono. E però se fossero state vendute al prezzo ufficiale sarebbe stata una cosa decisamente migliore. Sappiamo che negli ultimi tempi una scheda video quale la RTX 3080, che MSRP Founders Edition sarebbe dovuta costare 719 euro, è possibile trovarla anche a 2700 euro. Beh, sappiamo che c'è uno shortage mondiale in giro, sappiamo che i PC sono importanti, come Nvidia ci ha detto penso ormai 77.000 volte in ogni conferenza che ha fatto, e quindi causa anche il malware mondiale che tuttora sta rompendo le scatole in molte parti del mondo, non è possibile reperire schede video ad un prezzo giusto con quantità giuste, ecco, quantità adatte a tutta la popolazione mondiale. Ma questo trend sta cambiando e ci sono degli articoli, subreddit, proprio studi statistici che ne parlano, e questa cosa è verissima, ragazzi. Infatti qui abbiamo un post di Reddit che ci dice che il trend del prezzo delle GPU è in discesa. Ok, è una cosa vera, ce lo dice anche Tom's Hardware, effettivamente, perché ci dice che negli ultimi tempi, alla metà di giugno 2021, i prezzi delle schede grafiche di una 3090 praticamente sono scesi del 4,4%, di una 3080 dell'11,5%, della 3080 Ti non ancora, perché la gente, dato che non può comprare la 3090, non si può comprare la 3080, di certo non si compra una 3080 Ti, ecco perché la 3070 Ti deve ancora praticamente arrivare effettivamente sugli scaffali, quindi no, ancora non è cambiato nulla. La 3070 è scesa dell'8,5%, la 3060 del 12,6%, cioè raga, abbiamo capito, solamente la RX 6900 XT è rimasta costante nel suo sovrapprezzo. Ce lo dice anche un altro studio tedesco di Computer Base, che ci fa capire come il 17 maggio ha una differenza di prezzo del 17 giugno anche abbastanza sostanziale. Basti vedere che una 3080 che dovrebbe costare 719 euro al lancio, a maggio, il 17 maggio 2021, costava 2300 euro, adesso costa 1500, e che sempre sovra, sempre il doppio del prezzo, ma sicuramente sono un bel po' di soldi in meno rispetto al prezzo precedente. Oppure la 3070 da 1500 euro è scesa a 999. Raga, questo significa che praticamente anche le quantità vendute dagli store ufficiali sono aumentate. Basti pensare che una 3080, da che prima veniva ricevuta in 3 campioni da uno store ufficiale, adesso viene ricevuta e venduta in 24 campioni. Questo che cosa significa, raga? Che lo shortage finalmente sta finendo? No, non è così. Dobbiamo ragionare un attimo.
Allora, perché c'era tutto questo shortage di schede video, innanzitutto? Sappiamo che molti di noi vogliono dare colpa ai miners. Non è così. I miners sono degli utenti che utilizzano le schede grafiche non per giocare, ma per fare altro, appunto, per cercare criptovalute in giro per l'internet. E diciamo che loro hanno un ruolo molto importante per quanto riguarda il fatto che ci siano più schede grafiche in giro. Vi faccio un attimo capire. Chi segue un pochettino il mercato delle criptovalute sa che nelle ultime settimane, nell'ultimo mese e mezzo, il Bitcoin è sceso davvero tanto. Vi faccio capire. Se praticamente io voglio crearmi un mining rig con 3 RTX 3090 e con, esempio, il Bitcoin che costa $50,000, prevedo di rientrare di tutti i costi, quindi coprire anche le spese della corrente elettrica, eccetera, eccetera, io prevedo di rientrare di tutti i costi e cominciare a guadagnare dopo 6 mesi di mining. Perfetto. Purtroppo, se il Bitcoin si dimezza di valore, che cosa succede? Succede che io non rientro dopo 6 mesi di tutto il costo, diciamo, dell'ambaradan che ho apparecchiato, bensì ci rientrerò dopo un anno, se va bene. Metti caso che praticamente il prezzo del Bitcoin scenda ancora, ci rientro dopo molto più tempo, non un anno. E quindi questa cosa non è assolutamente stonks per chi ha acquistato un RTX 3000 per minare. Quindi la maggioranza di schede che vediamo al momento è dovuta al fatto che se prima si vendevano 10.000 schede grafiche, ad esempio, al prezzo di €3.000 o $3.000 che voi vogliate, adesso chi era disposto a spendere quei soldi perché poi in un tot di tempo ci sarebbe rientrato non è più disposto a spenderli, ovviamente. Ok, eliminiamo quindi, diciamo, una fascia di persone che vogliono la scheda a quel prezzo. Che cosa fanno le aziende? Dice: porca miseria, noi ce ne abbiamo poche, ma comunque le dobbiamo vendere. Ok, non le vendiamo a 3.000, vendiamole a 2.700. €2.700 per quanto sia sovrapprezzato è comunque un prezzo più basso rispetto a prima, e chi segue costantemente il mercato delle schede video in cerca di un drop di prezzo, beh, ed era disposto a spendere pure €3.000, voglio dire, se la trova a 2.700 non è effettivamente una cosa cattiva per lui, anzi la compra. Quindi ecco spiegato perché ci siano delle schede video che sono vendute in più. Perché sono vendute però ancora col sovrapprezzo? Raga, perché dove vengono create le schede video, quindi diciamo nella parte orientale del mondo, purtroppo ci sono ancora delle restrizioni anti-Covid fino a novembre 2021. Adesso, che cosa significa? Che i vari partner europei, statunitensi e poi il negozio che vi va a vendere la scheda video non è che la prende al prezzo MSRP e ve la rivende a voi sovrapprezzata. La prende già sovrapprezzata perché i pezzi disponibili sono pochi. Ma questo perché io lo so? Raga, avete visto che qualche tempo fa ho registrato un video recensione di un RTX 3080 Ti? Da informazioni ufficiali e non ufficiose del tipo lo youtuber ha sentito questo, lo youtuber si è fatto i film sul tweet di un leaker, roba così. Informazioni ufficiali di MSI che io ho dovuto firmare per avere quella scheda video. Da informazioni ufficiali, fino a novembre 2021 la produzione di schede video non riprenderà per alcune aziende. Questo per MSI, ma anche per aziende che si trovano sempre in quell'area. Vogliamo fare esempio Samsung, raga. Il problema più grande dell'RTX 3000 fino ad ora è stata la memoria, perché Samsung si occupava delle memorie, comunque poi Nvidia ha deciso di cambiare, ma comunque ci sono aziende che partecipano alla creazione della GPU proprio, quindi non di tutta la scheda video, non del sistema di dissipazione del PCB, proprio del chip, che hanno ancora delle restrizioni Covid che non permettono alla catena di montaggio di essere funzionante al 100%. Adesso, come ho detto prima, fino a novembre 2021, purtroppo, la produzione sarà rallentata. Che cosa significa questo? Non è che il primo novembre riparte tutto e il 2 novembre abbiamo le schede video al prezzo normale. No, ci vogliono 2 o 3 mesi affinché la produzione possa di nuovo produrre in numero abbastanza adeguato alla richiesta, e quindi, come già ho detto da informazioni ufficiali, fino a febbraio 2022, purtroppo, ci sarà
un prezzo che tenderà a salire o comunque tenderà a livellarsi per poi, da febbraio 2022, scendere molto piano, perché ci saranno molte più schede video disponibili e quindi la richiesta da parte del mercato potrà essere accontentata in maniera decisamente più agibile. Quindi, raga, è vero, lo shortage sembra che stia cominciando a dare, diciamo, qualche risvolto positivo. I prezzi stanno cominciando ad abbassarsi, ci sono più schede video disponibili per i consumatori normali, non i power users, ma non è perché sta aumentando la produzione, è perché una buona fetta delle persone che voleva queste schede video per fare altro ha cominciato effettivamente ad allontanarsi un pochettino dal mondo adesso del mining o da quello che volete voi, ha cominciato a vendere le schede video e quindi... diciamo che per fortuna ci sono più schede video disponibili per chi non deve minare o non deve fare nulla di troppo complicato, ma purtroppo la situazione tenderà, come ho detto, a livellarsi intorno a febbraio dell'anno prossimo. Quindi dobbiamo tenere duro. A me dispiace per tutte le persone che ancora non sono riuscite ad acquistare una scheda video, perché vi ripeto, io sono stato estremamente fortunato nel trovare questa RTX 3080 all'inizio di gennaio 2021 e comunque io l'ho presa un po' sovrapprezzata e per me già era tanto, ma adesso vedere che la mia scheda video viene a costare 1500, 1700, 1800, 2000 euro, beh, effettivamente, porca miseria, mi fa sentire estremamente fortunato e mi fa dispiacere. Piacere davvero tanto per chi non si è riuscito a comprare una scheda video anche di fascia un po' più bassa ad un prezzo più che adeguato. Che dire, ragazzi, fatemi sapere la vostra. Voi siete riusciti a comprare qualcosa, che sia RTX 3000, che sia RX 6000? Fatemi sapere oltretutto cosa ne pensate del video, di questa situazione. E lo so che sicuramente ci saranno tante persone incazzatissime e ci avete perfettamente ragione, secondo me. Vi ricordo comunque di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale, di accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del Punto RG. E nulla, ci vediamo al prossimo video, sempre qui sul Punto RG, sempre qui col vostro G. Ciao ciao belli!